stava attraversando un parco di Rovereto a ridosso del centro storico quando è stata aggredita e picchiata brutalmente da uno sconosciuto che l'ha ridotta in fin di vita. Iris Setti, 61 anni, stava rientrando a casa dove viveva con l'anziana madre. Erano le 22:30 di sabato quando è incappata nella violenza di un uomo di circa 40 anni senza fissa dimora di origine straniera. La donna ha urlato con tutto il suo fiato che aveva in corpo per chiedere aiuto, ma i suoi sforzi non sono stati sufficienti a salvarle la vita. Iris Setti è morta nel corso della notte all'ospedale di Trento a causa delle ferite, dei numerosi traumi e della gravità delle percosse ricevute. A dare l'allarme sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio che hanno sentito le grida della donna e dalle finestre hanno visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati e l'aggressione sopra di lei che la colpiva con un oggetto contundente al volto e in altre parti del corpo. L'uomo è sfuggito via prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma poco dopo, anche per via del suo stato confusionale, probabilmente alterato dall'alcol, è stato fermato dai carabinieri e ora indagato per omicidio. Il caso, che dalle prime ricostruzioni sembra essere un tentativo di violenza sessuale rapina, ha avuto luogo pochi giorni dopo quello avvenuto ai danni di Maria Faita, l'infermiera in pensione ammazzata dal vicino di casa al culmine di una lite.